Buonasera a tutti, eccoci qua per il nostro consueto appuntamento per commentare le partite della Lazio. In questo caso commentiamo la partita che la Lazio ha effettuato questa sera contro i francesi del Rennes, dove la Lazio è uscita sconfitta per 2-0. Una partita che fin dall'inizio si è vista che il Rennes l'ha affrontata come se fosse una finale di Coppa dei Campioni, uno stadio pieno, nonostante non ci fosse in ballo niente per la squadra francese, mentre per la squadra laziale c'era una possibilità, quella di avere notizie dalla Romania per quanto riguarda la partita, riguardava la partita Cluj-Celtic, dove doveva arrivare un risultato positivo per gli scozzesi, raggiunto sul campo con una vittoria. Invece anche lì il risultato finale è stato di 2-0 per la squadra romena. Diciamo che questa piccola possibilità era dovuta più per le possibilità della squadra avversaria del Celtic che per eventualmente la vittoria da parte della Lazio. La Lazio era in dovere di provarci, diciamo che tra virgolette ci ha provato, ma probabilmente la fisicità dei giocatori francesi e le motivazioni in questo momento l'hanno fatta da padrone. Parliamo anche di un grave infortunio a Vavro. Speriamo che, da quelle le immagini che abbiamo visto, speriamo che non sia così grave da come potesse sembrare. Adesso l'Europa League non c'è più, adesso bisogna pensare a ricaricare le batterie, preparare al meglio la partita con il Cagliari. Sicuramente i commenti dei tifosi saranno rivolti ai giocatori che sono scesi in campo questa sera, ma io penso che arrivato a questo punto, visto che anche la situazione come si era messa la partita, bene ha fatto anche Simone Inzaghi a fare esordire Falbo, un ragazzo di giovane speranze che è entrato in campo con il piglio del veterano, per cui lascia ben sperare per il futuro, e ben ha fatto Simone Inzaghi anche a preservare nelle sostituzioni Ciro Immobile e Luis Alberto. Sicuramente nella testa dei giocatori, anche inconsciamente, la partita di lunedì a Cagliari sarà ritornata in mente svariate volte anche durante la partita, per cui anche la differenza dell'impegno si è notata subito. Pensiamo adesso a Cagliari, ma pensiamo anche al futuro che dovrà affrontare la Lazio, sicuramente con un approccio completamente differente da quello di questa sera. Prepararsi anche mentalmente a fare una partita molto ma molto fisica a Cagliari, dove tutti gli anni la Lazio, quando si è presentata sul campo dei Sardi, ha sempre dovuto fare delle grandi battaglie, per cui può anche darsi che la partita di questa sera abbia insegnato ai giocatori che bisogna essere pronti ad affrontare qualsiasi tipo di avversario e di avere sempre la mente rivolta a dare il meglio di se stessi. La partita di Cagliari può dire tanto per il cammino della Lazio. Si affronterà una squadra in salute, anche se viene da un pareggio con il Sassuolo raggiunto nella parte finale della gara, ma è una squadra che ha nel carattere e anche che ha assimilato molto bene gli schemi e i dettami di Maran. È una squadra che lotta su ogni pallone. Sicuramente ci sarà uno stadio completamente esaurito, per cui avrà anche il tifo dalla sua parte, un tifo forte e caldo. La Lazio va ad affrontare questa partita cercando di difendere questo terzo posto per continuare nella serie positiva che ha raggiunto in campionato. Speriamo che questo accada, speriamo che i giocatori mettano in campo quell'entusiasmo che hanno messo fino adesso, ben consapevoli che non sarà facile agguantare un risultato
positivo. Vi saluto, buonanotte a tutti e sempre Forza Lazio.